Bene, rieccoci qui per la seconda parte del capitolo relativo alle rules su OpenHub 3. Continuiamo quindi con i due esempi mancanti, e cioè con la creazione di una rule per l'accensione di una luce esterna al tramonto del sole, simulando un sensore crepuscolare che purtroppo al momento non mi funziona, e poi con una rule che sarà invece relativa alla creazione di una semplice notifica di allarme per rilevamento, ad esempio, di gas. Iniziamo quindi con l'aggiungere al nostro model il giardino di casa, dove andremo quindi ad inserire la luce oggetto dell'esempio. Quindi apriamo il nostro OpenHub, andiamo sul model e aggiungiamo una location che chiamiamo Garden. Ok, all'interno di questa nuova location aggiungiamo un point e lo chiamiamo external light. A questo punto nel giardino aggiungiamo un altro point che ci servirà per il crepuscolare, per simulare il crepuscolare. Gli mettiamo come category sunrise, giusto per darci l'idea che è un indicatore di luce, e le classi semantiche, e creiamo il nostro sensore crepuscolare. A questo punto andiamo a creare la rule, la chiamiamo tramonto. Il when lo facciamo, lo potremmo fare come time event, però diciamo che poi dovremmo stare dietro al cambiamento della durata del giorno e della notte. Quindi utilizziamo un nostro item, sensore crepuscolare, e facciamo che il nostro trigger è quando cambia valore. Quindi possiamo dire che ogni volta che cambia gli facciamo fare un controllo. Diciamo che deve accendere la luce esterna. Quindi aggiungiamo un'altra condizione per cui il nostro sensore crepuscolare deve avere un valore minore di, ad esempio, 100. Sto dando per scontato che il nostro sensore crepuscolare ci indichi l'intensità di luce. Quindi quando l'intensità di luce scende sotto una certa soglia, io decido di accendere la luce esterna. Quindi salviamo la nostra regola. A questo punto ne creiamo un'altra. Per l'alba la chiamiamo alba, quindi il trigger sarà sempre relativo al nostro sensore crepuscolare ogni volta che cambia, l'azione è relativa alla nostra luce, gli facciamo mandare lo spegnimento. A quale condizione? Alla condizione che il nostro sensore crepuscolare abbia un valore maggiore di 100. Mettiamolo anche equal e salviamo anche questa. Quindi adesso possiamo verificare che le due regole funzionino eseguendole a mano. Quindi andiamo ad aprenderci la nostra sitemap. Salviamo la sitemap e la andiamo ad aprire nel nostro pannello. Vedete che è spenta. Adesso ci apriamo le rules e le andiamo a eseguire. Quindi, ad esempio, il tramonto. Eseguiamo il tramonto e voilà, la luce esterna si è accesa. Adesso eseguiamo l'alba e
e la luce esterna si è spenta. Quindi diciamo che la regola in sé funziona. Adesso dobbiamo simulare gli eventi. Quindi rimaniamo in condizioni di luce spenta. Per simulare gli eventi potremmo utilizzare le API. In parole povere, per chi non lo sapesse, le API sono uno strumento che permette, tramite delle semplici chiamate HTTP, di effettuare dei cambiamenti allo stato, ad esempio, degli item del nostro OpenHub, oppure di leggerne le informazioni. Tutte le operazioni che si possono fare da interfaccia, in teoria, si possono fare da API. Quindi per andare ad utilizzare le API, dobbiamo tornare nella nostra schermata principale, strumenti per gli sviluppatori, API Explorer. Andiamo a cercare le API relative agli item, e cerchiamo l'API che aggiorna lo stato dell'item. Eccola qua, update the state of an item, quindi una put con l'item name. Clicchiamo qui. Da questa interfaccia si possono anche, oltre a vederne la documentazione, si possono anche eseguire. Quindi facciamo try it out e mettiamo come item name il nome dell'item che vogliamo aggiornare, che nel nostro caso è il sensore crepuscolare che avevo chiamato light sensor. Poi nel request body dobbiamo mettere il valore, che nel nostro caso facciamolo a 80, anzi mettiamo 40, proprio un valore basso. Prima di fare questa operazione però potrei fare aggiungere alla sitemap anche il valore del sensore, quindi torniamo sulla nostra sitemap. Così andiamo ad aggiungere il nostro sensore crepuscolare per vedere in tempo reale l'aggiornamento ed essere certi che le API funzionino. Quindi aggiungiamo un tipo testo. Come salviamo, in automatico nella nostra sitemap ci appare il nostro valore. Quindi per prima cosa gli andiamo a dare un valore di default. Quindi torniamo sulle nostre API. E rieccoci qua. Quindi scriviamo light sensor. E gli diamo, ad esempio, adesso facciamo, visto che la luce è spenta, facciamo di essere di giorno, quindi gli diamo 200. Lo mandiamo in esecuzione, andiamo a vedere la risposta 202, quindi vuol dire che l'operazione è andata a buon fine, anche se sulla sitemap non vediamo nulla, ma effettivamente non c'è nessuna etichetta del valore, c'è solo la label testuale. Questo perché ho sbagliato io, mi sono dimenticato che nella label bisogna aggiungerci anche la visualizzazione del valore. Quindi torniamo alla nostra sitemap velocemente, andiamo su crepuscolare e nella label mettiamo la visualizzazione di un valore string, anzi di un valore numerico. Salviamo, vedete che è apparso. Quindi torniamo alle nostre API per continuare la simulazione. Eccoci qua, rimettiamo il nome del nostro item. A questo punto simuliamo il tramonto, quindi dobbiamo mettere un valore inferiore al 100, mettiamo 90, eseguiamo ed ecco che si aggiorna il valore del sensore e la luce esterna si accende. A questo punto da 90 passiamo a 110, il valore si aggiorna e la luce esterna si spegne. Quindi, una volta che avremo un sensore crepuscolare che è in grado di darmi il valore di intensità della luce, tareremo ovviamente la soglia della nostra regola, perché il 100 non è detto che vada bene, e in base a che intensità luminosa abbiamo nella giornata per decidere quando accendere e quando spegnere la luce. Siamo quindi all'ultimo esempio, del tutto simile a questo che abbiamo visto adesso. E andiamo a prenderci il nostro, dovremmo già avere in cucina il sensore di gas, eccolo qua. Possiamo basarci su questo sensore per attivare un allarme visivo sulla nostra sitemap. Quindi creiamoci un item come allarme.
lo andiamo ad aggiungere nella nostra sitemap. E poi aggiungiamo anche il valore rilevato. Salviamo, andiamo a vedere la nostra sitemap che dovrei avere ancora qua, eccoli qua. Ok, andiamo a creare la nostra rule, allarme gas, when l'item come prima, quindi il nostro gas cucina cambia. Aggiungiamo una action, non ce l'abbiamo sul model, dobbiamo mettere non semantic, quindi allarme gas. Aggiorniamo lo stato mettendo allarme gas come etichetta. La condizione è che il nostro gas come valore ad esempio sia maggiore di 50. Ok, salviamo e poi aggiungiamo la regola che quando scende sotto quella soglia gas ok. Se l'item scende sotto la soglia dei 50, quindi minore o uguale a 50. Salviamo anche questa, devo dare un nome, gas ok, salviamo, torniamo alle nostre API. Adesso scusate, non mi ricordo il nome del che gli ho dato al mio gas. Nome dell'item, quello del gas. Quindi come valore gli diamo ad esempio, adesso mi dà gas ok perché siamo sotto i 50, gli diamo 60. Execute allarme, poi gli diamo 40, anzi 50 perché avevo messo uguale anche gas ok. Ovviamente a questo evento possiamo anche associare una notifica sonora oppure una notifica sull'app da smartphone, in modo tale da essere avvisati in tempo reale.